Buongiorno, 3 minuti avevamo promesso e 3 minuti sono. Benvenuto, benvenuto a tutti, benvenuti da parte mia, Cristina Cocchi, partner e direzione tecnica HR di Profexa e un grande saluto anche da parte di tutta la grande squadra Profexa. A brevissimo presenterò anche il mio team portentoso che abbiamo riunito oggi per questa sfida e questo viaggio che faremo insieme, opportunità emergenti. È il quarto giovedì consecutivo, il quarto webinar Profexa e così a volte scherzando tra di noi diciamo siamo entrati nel mood della saga, della serie La forza sia con noi. E in effetti devo dire che la motivazione di partenza che ha dato il via così di corsa a questi webinar è stato proprio quello di darci forza e strumenti. Il primo webinar Profexa fu prima di tutto nell'emergenza strumenti di capitaneria, leadership di emergenza, cambiano gli stili di comunicazione, di guida, di motivazione dei propri gruppi. Il secondo webinar fu strumenti di creatività, come fare in modo che la mente umana di fronte alla paura, allo smarrimento, lo sconcerto, assolutamente non perda la propria forza nel trovare pensieri laterali, diagonali. Terzo webinar, testimonianze, imprenditori, capitani di impresa, manager, che testimonianza che il futuro va seminato oggi. E oggi, a proposito di futuro che va seminato, abbiamo pensato di darci strumenti per la mente, testimonianze sulle opportunità emergenti, perché una cosa preziosa è come allenare in noi le capacità per raccogliere quel filo d'erba sottile in mezzo a che cosa? Ha una steppa gialla e rinsecchita, perché è una cosa che mi piace scherzando ricordare che le opportunità non si presentano tutte belle vestite in pompa magna, bisogna avere mente e occhi per vederle. Passiamo subito alla nostra squadra, persone che per la loro testimonianza, persone di imprese, sono testimonianza per ciò che hanno costruito, fatto e stanno facendo. È rito ormai di Profexa così fare per ciascuno dei nostri ospiti una presentazione personalizzata, di cui poi spero non me ne abbiano male poi successivamente. Allora, ho piacere intanto di dare il benvenuto a Fabrizio Rossi. Buongiorno a tutti, buongiorno. Bene, chi è Fabrizio? Fabrizio è CEO e socio di IRSAP, rappresenta la terza generazione. E da 3 anni in co-capitaneria c'è la quarta generazione. IRSAP, azienda industria del metalmeccanico, azienda che ha le sue origini nella cultura delle cose che si toccano e pesano anche un pochettino, segno che sono durevoli e sono robuste. Industria made in Italy si muove nel mondo e vi do un interessante dettaglio. Quando sono andata a vedere la loro azienda, nello stabilimento c'è un disegno, il carro del sole che solca i cieli infiniti. Ferro e poesia. Ho piacere di presentare Roberto Ronchi e Luca Briaschi di Anytime Fitness. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Bene. Settore servizi alle persone. Roberto, Chief Operating Officer, capitano di lungo corso nei mari del business development, retail e gaming. Insieme a Luca Briaschi, marketing manager, capitano di vedetta dall'occhio allenato dalle esperienze sales e marketing. Interessante la loro testimonianza a due voci, testimonianza di una navigazione sinergica, capace di grandissima velocità di risposta ai segnali emergenti, grande capacità di riscrittura in corsa del tracciato di navigazione. E con noi abbiamo Paolo Dammassa. Buongiorno Buongiorno a tutti. Paolo, profondo conoscitore delle strategie di comunicazione e marketing multicanali e tanto altro ancora. Nel 1997 gli viene un'idea bizzarra,
nasce Connexia, di cui è CEO. Connexia, agenzia indipendente di marketing e comunicazione, che sulle terre di frontiera, settore terziario avanzato / new technology, integra abilmente persone e organizzazioni, creatività e misurabilità dei dati, media e tecnologia. Bene signori, quali sono gli ingredienti di questo momento tutti insieme? Strumenti, ingredienti di questo webinar per le opportunità emergenti saranno strumenti per la mente, la stessa modalità che abbiamo anticipato, così in modalità multisensoriale, per ricordare che la tecnologia è a servizio degli esseri umani e non gli esseri umani a servizio della tecnologia. Profexa, il nostro mestiere è ricordare che l'apprendimento e le potenze umane sono attraverso tutta la multisensorialità. Oggi noi proviamo a forzare la tecnologia e darci insieme appunto il meglio che possiamo darci anche attraverso queste nuove modalità. Vi chiedo tutti, avete preparato il kit che vi abbiamo anticipato nell'iscrizione? Quindi sul vostro desk, sul vostro tavolo, sulla vostra poltrona, ovunque siate. Allora, cuffiette perché ci sarà un'esperienza sonora, qualcosa di gusto, taccuino non digitale, taccuino di carta e pencil, e la vista ci penseremo ora noi, in questo momento. Altro ingrediente, abbiamo raccolto tutte le idee delle opportunità emergenti perché avevamo lanciato questo brainstorming online e le abbiamo raccolto tutte in una mappa mentale. Altro ingrediente del webinar, è sempre attiva la chat per le domande che la regia di Profexa raccoglie e ci sarà uno spazio per queste. Bene signori, iniziamo le danze. Non sarà un viaggio lineare, almeno non l'abbiamo progettato come tale, e questi primi 12 minuti vi condurrò io in questo viaggio per darci strumenti della mente. Regola aurea, l'essere umano, segniamolo nel taccuino, lo mandi a successo se lo aiuti nel cambiamento attraverso strumenti semplici, sostenibili da ogni persona e ripetibili. Quindi per oggi, per darci strumenti efficaci e aumentare le nostre potenzialità nel cogliere le opportunità emergenti, grazie a 22 anni di lavoro sul campo, Profexa opera nella ricerca e nell'applicazione di strumenti per lo sviluppo delle capacità degli esseri umani in contesti a complessità crescente. Quindi con l'equipe di Profexa abbiamo detto, in questo momento, quali sono tre cose semplici, applicabili da tutti per allenarci alle opportunità emergenti? Ci daremo tools per comprendere le nostre abilità a conservare schemi collaudati che ci servono, ci daremo strumenti per riconoscere le nostre abilità e aprirci alle nuove opportunità. Non esiste allenamento e aumento delle nostre potenzialità se non attraverso un riscaldamento. Vi avevamo chiesto di quindi identificare odori, un odore che vi richiamasse l'infanzia. Primo principio della leadership è dare l'esempio. Quindi tutti voi prendete l'oggetto o qualcosa che vi ricorda l'odore dell'infanzia. Io ho preso l'astuccio delle matite colorate e l'odore proprio dei pastelli è un odore evocativo. Fatelo tutti in simultanea. Poi chiedo anche al mio team di viaggio qualche odore. Allo stesso tempo prendete un odore che vi ispiri il futuro. Io volevo portare un pino, l'odore dei pini, ho trovato le pigne, però insomma odori ispiranti. Chiedo al nostro team, chi vuole, non necessariamente tutti quanti, che odore antico vi portate e avete in memoria e è per voi molto caro? Chi vuole rispondere alzi la mano dei miei compagni di viaggio. Dai, apriamo.
Li abbiamo tutti, guarda. Il primo odore che mi è venuto in mente è l'odore del mare di quando da bambino andavo tutti gli anni e stavamo 3 mesi a quell'epoca in vacanza al mare dai nonni, questo è il primo odore che mi è venuto in mente. Luca? Il mio in qualità di ex sportivo è quello dell'erba del campo quando la domenica mattina potevo andare a calcare il campo di calcio, quindi quello è un odore che mi è rimasto molto, molto impresso. Paolo. Ah, anch'io ho un ricordo dell'infanzia, mia mamma è svedese, tutte le estati trascorrevo circa un mese in Svezia in una casa che dietro aveva un bosco, un grande bosco, quindi maggior parte del tempo stavamo nel bosco e quindi ho in mente bene l'odore del bosco, raccogliere mirtilli, eccetera. Anche Roberto. per me, nonostante che l'abbia già detto Luca, l'erba, quando sento questi prati, di campi, impazzisco. Mi ricordano proprio l'infanzia, dove ho trascorso molto tempo all'aria aperta. E soprattutto tutte le mie attività sportive che facevo. Bene, allora vi chiederete, ma che riscaldamento è rievocare degli odori? Poi sarebbe proprio meglio poterli annusare. Allora, sappiate che gli odori sono le antiche bussole con cui l'essere umano si muoveva negli ambienti indicibili e ignoti. Siccome gli odori hanno rappresentato le prime forme con cui l'essere umano ha creato dei suoi, dopo vedremo, mappe mentali, schemi per muoversi, nel nostro patrimonio genetico ci sono proprio annusare degli odori, rievoca. E quindi questo segnatovelo sull'attacquino. Noi oggi, riannusando, perché vi ho fatto fare questo esercizio? Perché è come andare a risvegliare delle nostre abilità antiche che aiutano l'apprendimento dei segnali deboli. Quando si dice l'uomo moderno è assuefatto su delle sue abilità, il cervello si nutre di odori e quindi stavamo parlando di nuove opportunità, chissà se potrà essere una nuova professione che studia il legame tra gli odori e la ricerca di nuove opportunità di business, la lancio. Comunque, allenarsi di nuovo agli odori evocativi, riapre nostre capacità di apprendimento dei segnali deboli. Primo esercizio spuntato. Secondo esercizio che ci aiuta a toccare proprio come la nostra mente va in velocità e fa delle scelte rapidissime che non sono comunque la completezza della realtà. Ora, il taccuino, cos'è che ci serve? Vi farò vedere dell'immagine, una cosa che vi sarà già capitato magari, ma farlo in sequenza questo esercizio è interessante. Farò vedere l'immagine per 3 secondi e vi segnate in quei secondi cos'è che appare, cos'è che la vostra percezione coglie per prima. Allora, andiamo a vedere quella che è la prima immagine. Scrivete da che parte è rivolta la persona. 1, 2, 3. Seconda immagine. Segnatevi cosa vedete subito per primo. Immagine 3. Cosa vedete subito? 1, 2, 3. Questa vi dico che è sparita. Adesso di questa immagine vi dico, ce la teniamo a mente, che ci sono 9 delfini. Bene, ora con questo, nelle prime, questo poi dopo chi vuole sapere tutto ciò che su ogni immagine vi dico che c'erano più cose. Portiamoci a casa che la nostra mente fa subito delle scelte e alcune cose non le vede. Questo secondo riscaldamento è preparatorio proprio per
darci degli strumenti per essere capitani di noi stessi e quindi essere noi che le nostre potenzialità le utilizziamo per muoverci nel mondo. Benissimo, partiamo. Ora vado con una carrellata. Come funziona sempre? Il nostro cervello come è sempre funzionato? Andiamo. Allora, è il nostro cervello che parla. Opero per mappe mentali. Lo sapete che le mappe non sono il territorio? Sono molto veloce. Questo memorizzatele, è scioccante ricordarselo. Seleziono più di 11 milioni di stimoli al secondo. Sono il più grande efficientatore al mondo. Attenzione, anche se a volte mi faccio prendere un po' troppo la mano. Quindi iniziamo a memorizzare. I nostri limiti, questa è una cosa che ce la dobbiamo tatuare in questo momento storico. I nostri limiti non sono determinati da ciò che non sappiamo, ma da ciò che crediamo di essere vero. Cosa ci portiamo a casa quindi come primo tools? Che assolutamente questa, allora, 11 milioni di stimolazioni al secondo sono tanta roba. Quindi assolutamente l'essere umano è meraviglioso nel selezionare, fare delle scelte, ma questo ci dice che prendiamo dei pezzi. Ecco perché la realtà è presa a piccole porzioni e messa nelle nostre mappe. Questo cosa significa? Che noi, attraverso le nostre esperienze, ci creiamo delle convinzioni. La parola convinzione non è una brutta cosa, è semplicemente delle letture rispetto a che cosa. Cosa sono le convinzioni? Le convinzioni è questo nostro taccuino rosso, che è il nostro pezzo di vita che si riempie e che scriviamo, e le convinzioni sono fatte dagli eventi, dalle esperienze, sono i piedi del tavolo, adesso seguitemi, sono la immaginazione, cosa io anche immagino. L'essere umano non ha bisogno di esperire, di fare tutte le esperienze per farsi un'idea di una cosa. Anche con l'immaginazione mi faccio delle idee. Le convinzioni si creano anche grazie ai risultati. I successi sono le migliori memorizzazioni, cioè voglio ripetere quella situazione di successo. Conoscenza e ambiente. Ma questo cosa ci portiamo a casa? La maggior parte delle nostre convinzioni non sono altro che generalizzazioni di una o più esperienze passate. Generalizzazione, meccanismo vitale di semplificazione. Allora, le 11 milioni di informazioni al secondo, quello che avviene anche ora è qua i dati, vi aiuto, sulla colonna di sinistra, la vista, vedete, quando si dice le immagini valgono più di 1000 parole, l'udito e il gusto e l'olfatto incidono, l'altro è il tatto, ecco quando si dice l'importanza, in questa nuova situazione noi ci manca veramente tanto l'apprendimento anche tattile. Cosa vuol dire la colonna della registrazione potenzialmente conscia? Che di oltre 11.000 stimolazioni noi ne percepiamo 77 percepite. Quante ne elaboriamo? Elaborare vuol dire che mi metto a riflettere se fare mia quell'informazione, quella stimolazione. Su 11 milioni solo 5/9 stimolazione finiscono nella nostra mappa. Già anche i numeri ci dicono quante opportunità emergenti stanno oltre i nostri 5-9 elaborazioni. Andiamo, ma la generalizzazione, ripeto, sia conoscere noi stessi per poterci governare. Come nascono i comportamenti? La generalizzazione è un vantaggio. Crea categorie immediatamente fruibili. Ve ne faccio un esempio, due categorie. Ah, guarda, vi consiglio, è un'isola molto soleggiata, anche d'inverno, te la consiglio per Capodanno. Non so se a voi è capitato quanti amici ti consigliano e tu capiti nella settimana che piove, assolutamente. Questa è una generalizzazione. Io sono andato una volta e consiglio come dato di fatto che quella è una situazione permanente.
Questa so che molte persone saranno d'accordo e ritengono che sia vera, in realtà è una generalizzazione. Le donne non sanno guidare. Ecco, sappiate che le generalizzazioni poi diventano anche pregiudizi, perché ormai non importa più che ci siano statistiche delle assicurazioni che dimostrano che le donne assolutamente hanno meno incidenti. Giusto per fare degli esempi pratici su cosa vuol dire selezionare e ridurre le categorie. Secondo meccanismo molto utile, la distorsione. Il nostro cervello che cos'è che fa? Ama risparmiare. Una volta che ha creato delle categorie, invece di aprire delle nuove scatole, dice: ma possiamo farcela stare questa cosa nella velocità di categoria? Esempio, una persona a noi non è molto, insomma, quando si dice non mi è molto, non mi a pelle, non mi torna. Benissimo, questa persona ci dice: ah, come sei vestita bene oggi. Bene, poteva essere un complimento, ma siccome nella mia categoria di velocità di azione c'è, attenzione, persona non affidabile, quel come sei vestito bene diventa: ah, non mi vuole, pensa, mi prende pure un po' in giro. Questo è un esempio di distorsione, ma di nuovo non perché, è perché il cervello è fantasticamente efficiente, lotta contro 11 milioni di stimolazioni secondo. Terzo meccanismo, determinante da ricordarci in questo momento storico, cancellazione. Sono spietato contro lo spreco di energia. Cancello dati incoerenti con le mie idee costituite. Tienimi d'occhio, creo abitudini di conservazione. Posso diventare il nemico di me stesso. Questo cosa significa? Che pensate alla vita di tutti i giorni, quanto è faticoso far passare nuove idee. Sono molti di più i comportamenti che assolutamente ci dicono: no, questa cosa non si può fare, no, questo no, ti confermo che non si può. Bene, quali sono? Portiamoci il kit della soluzione, dopo questi tre meccanismi, nei momenti di cambiamento, allenarci a uscire dalla scatola. Quindi, ok, ho letto quella situazione così, uscire fuori e creare nuove categorie. Vi do un'informazione interessante. È possibile, ecco, questi sono atteggiamenti con cui l'essere umano seleziona la realtà. Quando si dice esiste l'abitudine al cambiamento, sì, io il mio cervello, la mia persona la posso allenare a essere più allenata a creare nuove scatole, quindi letture diverse, oppure anche il cervello si può impigrire e quindi diventare l'efficientatore estremo di prima. Nel nostro lavoro vi voglio dare dei dati e vi faccio vedere. Allora, mostriamolo tutto. Come allora, questo che vedete, queste colonnine azzurre, sono il dato attitudinale di una squadra. Pensate a una squadra come fosse una squadra sportiva. Questo è un gruppo di persone al lavoro e l'attitudinale è come io ho consolidato un comportamento. Quel riquadrino rettangolo verde che vedete è quando esiste il delta tra una particolare abilità che si chiama coerenza, quanto io ho consolidato la mia affidabilità, le mie idee, la mia persona, rispetto a quanto io sono capace di comportamenti, di buttarmi nel nuovo, più questo delta è alta, è un indicatore pratico della velocità al nuovo. Vi faccio vedere su un altro gruppo di persone. Ecco, questo è quando il muscoletto di prima della coerenza è quanto io sono diventato conservatore nelle mie abitudini, quando quell'attitudinale, quello che vedete il più alto di tutti, è più alto del dinamismo, qua quindi ho un altro delta, questo è il delta del mantenimento degli schemi di successo acquisiti. Uguale, questo atleta nei momenti di mare calmo e mantenimento iperefficiente dei comportamenti di successo è un atleta fantastico, fa fatica nei momenti di cambiamento, viceversa l'altro.
E con questi tools ci prepariamo ora a un'altra esperienza che ci fa vivere gli automatismi passando al sonoro, e questa sarà preparatoria a ora la danza delle testimonianze con la mia squadra atletica, permettetemi questa, di oggi. Quindi ora vi chiedo a tutti di mettetevi le cuffiette, comodi chi è in poltrona, comunque in relax, perché chiedo proprio di, ora vi farò sentire delle sonorità, vi fate guidare da questa e vedrete come il vostro corpo risponderà, proprio ci saranno delle reazioni comportamentali, nulla di pericoloso o di strano, è semplicemente vi farò sentire dei suoni che hanno delle origini di codificazione primitiva. Quindi tutti in postazione. Allora, la regia vi dà istruzioni. Buongiorno a tutti. Allora, cliccate sulla freccia arancione del pannello di controllo, questa che trovate a destra. Si aprirà il pannello di controllo e vedrete sui documenti un file chiamato audio. Se gli altri relatori mi possono dare un feedback per vedere se mi state seguendo, fatemi un ok. Perfetto. Cliccate sull'audio, si aprirà un link, uno schermo nero con il play. Lo vedete? Relatori, datemi un feedback. Perfetto. Cliccate su play. E buon ascolto. Noi non lo sentiamo. Che sotto qua. Ok. Bene, terminato. Finito l'ascolto? Ok. Ora capirete a tutto il pubblico, avevo detto di tenere qualcosa, qualche sapore gustoso
da avere a fianco, non solo perché vista l'ora, ma assolutamente quello che avete ascoltato sono suoni antichi di preparazione al cibo. E quindi ecco, a casa potete assolutamente ora alla stimolazione far seguire, ecco, voi potete mangiare, noi al momento qua non ci siamo messi nulla. Bene, questo automatismo, e ora mi permette di passare, voglio passare la parola a Fabrizio Rossi di IRSAP e la sua esperienza di azienda e come anche in questo momento guarda il futuro e come capitano di questa realtà si appronta a fare delle scelte. Parto con la sua esperienza, che è un esempio di come uscire fuori dal box, dalla scatola, come dicevamo prima. Bene Fabrizio, benvenuto, guidaci un pochino nel tuo viaggio di impresa. Bene, tutto grazie a Profexa, grazie a te, di nuovo buongiorno a tutti. È un'esperienza anche per me nuova, perché parlare di fronte a una platea invisibile è una, come dire, anche questa è un'esperienza sensoriale nuova, no? Non è che poi piace il contatto umano, come credo a moltissimi italiani, è veramente una novità. E pensavo, la prima riflessione che volevo fare proprio anche proprio all'inizio è questa, no? Quando si parla di opportunità, ogni volta dobbiamo parlare anche di rischi connessi alle opportunità, no? Perché poi tutti abbiamo presente racconti o persone che abbiamo letto, esperienze, e innovazioni e opportunità colte di successo, ma non sappiamo quanti sono gli successi, e gli successi sono naturalmente tantissimi. Quindi è bene pensare al filo d'erba, è bene pensare ai segnali deboli, ma sappiamo che c'è, dobbiamo sapere che c'è un grosso rischio connesso a questo. E un po' la mia breve storia di questa azienda parte un po' da mio nonno e da una foto che a me piace molto, perché mio nonno nella foto di sinistra è il primo, appunto da sinistra, quello di fianco sono io, qualche anno fa, pochi anni fa, e erano i 10 anni dalla fondazione della nostra azienda. E qualche giorno fa riguardavo, in questo periodo difficile per tutti, riguardavo questa foto e pensavo come avrebbe reagito mio nonno, no? Mio nonno era classe 1897, ha fatto 3 guerre, perché è partito per la prima guerra mondiale, poi è andato in Spagna a fare la guerra civile, poi la seconda guerra mondiale, tornato alla prima guerra mondiale, si è beccato la spagnola che ha ammazzato 20 milioni di persone nel mondo. Quindi voglio dire, pensavo, se lui fosse qua, il coronavirus, non dico si metterebbe lì a sorridere, ma quasi, insomma, ecco, perché con un'esperienza del genere, chi paragona questa esperienza alla guerra, secondo me è perché non l'ha vissuta, perché la guerra è un'altra cosa. E comunque l'azienda è partita pensando di fare radiatori, nel 63, gli anni boom economico, eccetera. E quali erano i radiatori a quell'epoca? Questi erano i radiatori che c'erano in quel momento. Allora, il tema era, si può cambiare qualcosa di quello che si è fatto sempre? Il radiatore cosa deve fare? Semplicemente scaldare, tant'è che si nascondeva, l'importante era anche, era obbligatorio nasconderlo, perché non si poteva naturalmente tenere in vista un oggetto del genere. E noi da dove abbiamo iniziato? Abbiamo iniziato, qua si vedranno un paio di nostri deplia, eccoli qui, come fanno naturalmente sorridere oggi questi deplia, ma il messaggio era carino, cioè dovevi scaldarti, oggi usi il caminetto, cominci a usare i radiatori, insomma questo era il tema. Molte case, soprattutto a centro-sud, era senza riscaldamento, poi naturalmente oggi è una situazione molto diversa. E da qui dove siamo andati? Naturalmente un po' per, come dire, evoluzione e un po' per rivoluzione, no? Naturalmente non si fa né solo uno né solo l'altro, siamo andati a degli oggetti, qui vedete delle foto, in cui il radiatore quasi non è riconoscibile, cioè dov'è il radiatore in queste foto, no? Perché questo naturalmente è un percorso durato tantissimi anni, anche, come dicevo prima, costellato anche di successi, di errori, di binari morti, eccetera. E oggi, e però a un certo punto si è cominciato a pensare di parlare anche con interlocutori diversi. Allora, prima gli architetti, no? Gli architetti non ci parlava nessuno di radiatori.
E abbiamo cominciato a pensare quanto l'estetica poteva essere importante, quindi tirare fuori i radiatori dalle nicchie, farli vedere, farli diventare quasi un oggetto di arredamento, tant'è che una nostra parola che usiamo molto è termoarredatore, e anche dare delle funzionalità diverse al radiatore, quindi non solo il radiatore che scalda, ma il radiatore che fa altre cose, per esempio asciuga gli asciugamani, è elettrico, posso usarlo in altri momenti, eccetera, e fa, ripeto, diventa quasi un oggetto simbolo di certi ambienti. Questa è stata naturalmente una scommessa. Dopo vi farò vedere anche un po', vi parlerò velocemente della vision, e lì dentro c'è il seme di quello che abbiamo fatto, insomma, il mio padre, insomma, e parte mio nonno ha fatto. E vi do anche qualche numero sull'azienda, così diamo una dimensione a chi siamo, a come siamo. Quando guardavo i numeri di questa slide mi veniva un po' di tristezza, perché questi attualmente sono i dati del 2019 e, come tutti concordiamo, i dati del 2020 saranno peggiori. Di quanto peggiori non lo sappiamo, però certamente i dati saranno peggiori. Abbiamo due stabilimenti, uno in Italia e uno in Romania, nato oltre 15 anni fa, nel 2004, e quattro filiali commerciali nei paesi più importanti, perlomeno per noi, più importanti d'Europa, diversi clienti situati in tutte le nazioni che vedete, ma siamo fondamentalmente presenti in Europa con vendite sporadiche fuori dell'Europa. Come sempre dico, siamo grandi o piccoli, è tutto relativo, dipende con chi ci paragoniamo, però è un gruppo di una certa complessità, con più di 1000 dipendenti, quindi diciamo un mondo complesso, insomma, da gestire in questi momenti. Potete anche provare a immaginare, insomma, come i problemi che ci sono. E la vision, dicevo, la vision è un lavoro fatto insieme a Fexa, un bellissimo lavoro, perché è stato fatto un lavoro che ha portato anche della motivazione, ha aumentato la motivazione interna all'azienda. È stato fatto con un gruppo di persone importanti che anche hanno visto la storia di questa azienda, e per fare quella vision ci siamo presi, come dire, siamo partiti dal passato, ci siamo tenuti le cose buone che pensiamo che del passato ci aiutino a seguire una rotta nel futuro, a raggiungere i nostri obiettivi. E qui vorrei sottolineare solo alcune, me lo potete leggere, alcune parole che ci sono qui dentro, ne vedete alcune scritte in grassetto, ma ce ne sono alcune che vorrei sottolineare. Prima di tutto le persone, lo diciamo tutti, lo sappiamo, ma le aziende sono degli organismi viventi, non dobbiamo mai dimenticarlo, e non dobbiamo, secondo me, parlare di dipendenti, ma di persone. Poi qui, se leggete in questa vision, non esiste la parola radiatori. La parola radiatori non c'è, perché noi pensiamo che il nostro futuro sia fatto anche di oggetti diversi dal radiatore, però sempre nell'ambito del benessere climatico, della casa, in tutto il mondo. C'è una frase importante che, se volete, è quella dove oggi il tema della giornata è lì dentro, secondo me, è spingendoci oltre bisogni e desideri. Quando si parla del filo d'erba, quando si parla dei segnali deboli, vuol dire che sono cose che non c'è una richiesta, non è che vado dal cliente o da alcune persone a dire: dimmi cosa ti serve, perché tra virgolette lui ancora non lo sa cosa gli serve. Ma quando noi siamo partiti per primi con i radiatori da bagno, che tra l'altro avevano un costo assurdo rispetto a un radiatore normale, ci ha detto: ma non si può vendere un oggetto del genere a un prezzo del genere, non si può vendere. Oggi non esiste un bagno senza un radiatore, per il bagno. Quindi bisogna andare un po' di là, no? Qui io ogni tanto racconto l'aneddoto dei due venditori di scarpe che vanno in Africa. Uno torna indietro e dice: guarda, il mercato non esiste perché sono tutti senza scarpe, e l'altro dice: c'è un mercato fantastico perché nessuno ha le scarpe, no? E vedono in teoria la stessa cosa, ma da due angolazioni completamente diverse, no? Era tipo i disegni che ci faceva vedere prima Cristina. L'ultima parola vorrei sottolineare, altre due velocemente: ascolto. Se veramente non ascoltiamo, il che non vuol dire sentire, ma vuol dire proprio ascoltare quello che succede, le persone, quello che ci dicono, non impariamo e non riusciamo a migliorare. E l'ultima parola, che è passione, credo che nessun imprenditore possa pensare di portare avanti l'azienda, soprattutto in periodi così difficili, se non ci mette della passione. Questo è, come dire, il condimento fondamentale.
Bene, cosa abbiamo fatto nel tempo? Sul lato innovazione abbiamo cercato sempre di lavorare con l'università, devo dire anche la collaborazione con l'università ha dei alti e bassi, ha anche gli successi e insuccessi, pro e contro, però è comunque uno stimolo che può venire da questo fronte. Poi abbiamo cercato di lavorare in due sensi, anche qui insieme a Profexa, uno su potenziare l'attitudine all'innovazione dei singoli, quindi la creatività, la voglia anche di quel rischio, no, di cui parlavo prima, e poi il fatto di cercare di anche estendere, quindi sia all'interno delle singole persone, ma anche estendere in modo, come dire, orizzontale la voglia di innovare. Pensiamo, io dico sempre, l'innovazione non riguarda solo il prodotto, l'innovazione riguarda anche i processi aziendali, l'innovazione riguarda il modo di lavorare, l'organizzazione, il modo di porsi rispetto all'esterno. E l'altro punto citato, punto 3, è che da tempo noi lavoriamo per tirar fuori il potenziale che c'è nelle persone. Ogni tanto faccio l'esempio che calza attualmente fino a un certo punto, però del software, cioè quanto noi usiamo le potenzialità del software che abbiamo in azienda. Quando diciamo il 30% è già tantissimo. Io penso che le persone abbiano un potenziale inespresso che è altrettanto alto, cioè possiamo veramente fare molto di più se riusciamo a stimolare le persone, e qui torniamo alla motivazione e alla passione. Andando su innovazioni che continuiamo a cercare di fare, questa è una, secondo me, molto interessante, che può portare molto lontano. Tutti negli ultimi anni sentiamo parlare dell'Internet of Things, no? Internet delle cose, l'intelligenza delle cose. Noi con questa innovazione abbiamo pensato di rendere intelligente il radiatore, che tendenzialmente può sembrare un terminale stupido, passivo, no? Ma può diventare intelligente. Intelligente cosa vuol dire? Che possiamo gestire il riscaldamento della casa in modo intelligente, e da lì vengono i risparmi. Non vengono tanto dalla fonte energetica anche, ma vengono moltissimo dalla gestione. Quanto io più riesco a ottimizzare la gestione, non solo dei reattori, ma può essere anche di altri oggetti, tanto più riesco a essere efficiente. Dal telefono, quindi, riesco a comandare il singolo radiatore in termini di temperatura, posso decidere la temperatura del singolo radiatore e anche in termini di orario di funzionamento. Quindi immaginate il vostro termostato di casa, però applicato ai singoli radiatori e gestito dal telefono, quindi ovunque noi siamo. Questo è un modo, naturalmente, per avvicinare anche all'utente finale i nostri oggetti, i nostri prodotti. Vorrei finire con uno stimolo. Naturalmente oggi la giornata credo sia dedicata più che altro agli stimoli, no? Più che alle soluzioni. Questo è un esempio fatto sulla Inghilterra, sul Regno Unito. Partendo da sinistra, questa slide va letta. Fabrizio, ti ricordo solo il tempo. Ah, guarda, io credo era 1 minuto e mezzo. No, ma sai, quando si dice nei lavori di squadra c'è il lavoro ingrato del Fondamentale. timing. Ok. Questa slide, diciamo, letta a sinistra, perché da sinistra si legge un po' di storia. Anche noi fondamentalmente vendiamo a dei grossisti, quindi a degli intermediari, quindi la nostra catena distributiva è abbastanza lunga. Poi vendiamo anche abbiamo cominciato a vendere direttamente alle showroom, OEM, che sono i terzisti che hanno magari il loro marchio. E da ultimo, e l'ultima cosa di cui voglio parlare, è che stiamo pensando di vendere direttamente al cliente finale. Qui dentro vedete dei marchi. UK è uno dei mercati dove noi usiamo diversi marchi, quindi lo spunto che qui vogliamo dare è questo: utilizzare diversi marchi per andare dall'utente finale. La catena distributiva è un'opportunità a volte, ma un ostacolo ad altre. E questa crisi, secondo me, secondo noi, accelera certi cambiamenti, no? Banalmente, oggi la gente è costretta a stare a casa e utilizza di più internet per acquistare qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Ci saranno dei cambiamenti portati dalla crisi, anche se nessuno riesce a fare l'elenco preciso dei cambiamenti che porterà, che saranno permanenti o comunque molto, molto a lungo termine. E secondo noi uno è questo. Allora, questa è un'idea che noi già avevamo nel cassetto. La crisi pensiamo sia un acceleratore di questa idea.
Grazie a tutti, ho finito qua. Grazie Cristina. Quindi questa era l'ultima slide per dire non rimanete dall'altra parte del fiume. Questa è una slide che abbiamo fatto in tuo omaggio, perché quando così l'altro giorno parlando dicevi beh, è ora il momento di fare il salto, di cambiare le abitudini, perché un settore che nasce con in mano il tatto del ferro, parlare di e-commerce, questo è un bellissimo esempio di uscire dalla scatola delle convinzioni. C'è un po' di rischio di cadere nel fiume, però c'è un po' di rischio. Bene, grazie mille Fabrizio. E ora ci prepariamo a un viaggio così con Paolo in queste terre di frontiere. E prima di dare la parola a Paolo, voglio condividere con voi tutti gli spunti che sono arrivati dal pubblico, perché assolutamente è come fosse un'alzata di palla per l'intervento di Paolo Dammassa, perché in questi giorni preparativi a questo webinar, quali sono tutti gli spunti delle opportunità emergenti? Hanno al centro lo smart working. E adesso stavo guardando, è proprio piccolino, piccolino anche per me questo. Lo smart working e come è stato affrontato? È stato affrontato sul fronte di che cosa avviene organizzativamente, sul fronte delle capacità delle persone, sul fronte dei cambi di stili di leadership. Vediamo un pochino che cosa sul fronte, la linea rossa, adesso ve le leggo proprio in un minuto, si leggono, molte opportunità, molta alternanza tra modalità classiche e modalità nuove, diverse alternative tra work-life e talent balance, digitalizzazione diffusa, è possibile, nuove organizzazioni, nuovi schemi di lavoro, più gruppi interfunzionali, si è scoperta che si possono veramente non solo fare i gruppi omogenei, i gruppi di manager così, ma la possibilità di incontrarsi gruppi assolutamente possibili, più rapporti umani riducendo addirittura le distanze di filiera, ad esempio tra fornitori, B2B, B2C, eccetera. Posso unire più persone simultaneamente, non c'è più il problema degli spazi. Andiamo, meno parcheggi, più giardini, spazi nuovi, contaminazioni si sono ulteriormente ridotte, si scopre che esistono meno barriere tra privato e lavoro, porti degli stili di lavoro a casa e porti degli stili di casa nel lavoro, meeting fisici e meeting web. Passiamo alla linea rossa che riguarda le persone, cosa hanno detto? Nuovi modi di essere. Soggettività e spazi, l'individuo li può vivere diversamente. Posso stare di più con te anche se non sono fisicamente con te. Diversi equilibri tra contatti umani e tecnicalità. Emersioni di tanti aspetti umani. Sul fronte della leadership e del allora. Assolutamente, potenziamento dello stile di appartenenza, i capi hanno scoperto di essere di più insieme alle loro persone, si scopre che il controllo, la modalità di leadership per controllo e la leadership che dà chiari compiti non è più sufficiente nello smart working, si scopre che i KPI con monitoraggi semestrali annuali sono insufficienti, c'è bisogno di una leadership assolutamente a responsabilità e crescita diffusa. Dalle performance si sogna il passaggio a progetti professionali, dalla cultura della valutazione alla cultura della valutazione. Ultimo punto, idee emergenti sulle capacità degli esseri umani, si è avuta esperienza di conoscersi di più, sia come soggetti sia come persone. Poi, si è scoperto con la tecnologia che c'è un tempo dell'ascolto e un tempo di dare all'altro, più concentrazione, più capacità di aspettare, come funziona la comunicazione, ultimo spunto, più focalizzazione, più concentrazione e meno dispersione. Bene, con queste stimolazioni che ci sono arrivati da tutti quanti, Paolo, ho piacere di aiutaci tu attraverso la tua esperienza
a dirci proprio anche relativamente a questi spunti voi cosa avete vissuto. Buongiorno a tutti, e grazie Cristina, grazie Profexa per l'invito. E, diciamo, per raccontare quello che abbiamo fatto e come abbiamo cercato trovare delle opportunità in un contesto di crisi, devo spiegare un attimino il contesto dell'agenzia. Connex è un'agenzia di comunicazione e prossima slide, perfetto. Quindi ci occupiamo di creatività, di pensiero strategico, di strategia di comunicazione, gestiamo il media, principalmente quello digitale, quindi Google, Facebook, eccetera. Abbiamo ormai da quasi 4 anni un Chief Innovation Officer con un team di innovation e poi mettiamo tanta passione nel nostro lavoro. Anche noi, diciamo, questa è una timeline della storia di Connexia, dove in alto c'è il numero del fatturato in milioni di euro e il numero delle persone, quindi anche noi nel 2020 avevamo un numero fino all'inizio dell'emergenza, poi l'abbiamo cancellato perché abbiamo spostato l'obiettivo dell'anno da un numero di budget a invece cercare veramente di non lasciare a casa nessuno, di proteggere il nostro business, i nostri clienti, eccetera. E ecco, spiego il nostro business e perché le persone sono così importanti. Noi vendiamo le idee, vendiamo il tempo delle nostre persone, siamo 145 persone oggi, quindi siamo riconducibili a una società di consulenza che però lo fa nel settore del marketing e della comunicazione, quindi non abbiamo macchinari, non abbiamo fabbriche, magazzini, abbiamo le persone e tra l'altro lavoriamo in un settore, in un'area molto competitiva, sia nel territorio perché siamo a Milano, sia nel settore perché il mondo digital è da 5-6 anni il numero uno di tutte le società di ricerca, selezione, ricerca, selezione del personale. E quindi negli anni abbiamo fatto investimenti importanti sull'ambiente di lavoro insieme a Profexa. E, tra l'altro, il mondo delle agenzie fino a qualche anno fa non è stato un settore bravissimo nella gestione delle persone perché c'era un'organizzazione molto gerarchica. Se qualcuno di voi ha visto la serie Mad Men, c'era il direttore creativo, poi c'erano sotto, tra virgolette, gli schiavi che lavoravano fino a notte per consegnare le gare, le proposte, eccetera. Oggi fortunatamente questo mondo è cambiato e quindi per noi è molto importante tenere le persone motivate perché sono il vero motore della nostra azienda, del nostro business, comunicare molto, essere trasparenti nel bene e male, spingere il senso di appartenenza alla nostra sigla, ascoltare le idee delle persone, metterle in pratica, quindi far sentire che le persone possono avere un impatto. In generale, creare un ambiente di lavoro dove le persone stiano bene e diano il massimo, ma soprattutto che non cambino per 100 euro in più al mese, ma neanche per 500 euro in più per andare magari in un'agenzia dove c'è un contesto più tradizionale, più gerarchico, dove appena ti giri ti accoltellano, eccetera. Quindi per noi questa cosa è una cosa mission critical. Quando ci siamo accorti dell'agenzia, della crisi, che cosa abbiamo fatto? La prima cosa, che non è neanche nella lista, abbiamo attivato lo smart working subito già da metà febbraio, quindi è molto importante, secondo me, le aziende smart si sono attivate prima delle decisioni politiche, perché avevano già valutato, guardato i dati e hanno messo in sicurezza il tutto. Noi su questo siamo anche fortunati perché da tanti anni distribuiamo una piattaforma di smart working di Cisco che si chiama WebEx, quindi ce l'avevamo già tutti, è stato automatico, quindi in 24 ore l'80% dell'agenzia è andato in smart working e poi dalla prima settimana di marzo è diventato il 100%. Abbiamo creato un team di crisis management, operation e HR che noi chiamiamo People and Culture. Poi tutti i monitoraggi KPI di business sono passati da mensili a settimanali, quelli settimanali sono diventati giornalieri. Appena le persone erano un po' scariche di lavoro, hanno subito iniziato a scaricare ferie permesse. Abbiamo fatto anche un progettino di solidarietà aziendale dove
tutti donavano un'ora alla settimana di permesso all'azienda, sempre per contribuire a scaricare. Abbiamo attivato l'assicurazione Covid-19 per tutti, comunque è un tema di protezione, anche di che l'azienda si prende cura. Poi abbiamo attivato una serie di iniziative di caring che adesso vediamo. Tra l'altro sono tutte cose che avevamo in pancia e che la crisi ha accelerato, perché poi tutte le crisi accelerano l'innovazione, perché comunque ti costringono a diciamo a dare il massimo o per sopravvivere o per continuare a fare bene. Quindi abbiamo attivato tutta una serie di cose, le ho divise tra quelle che facciamo durante la settimana da lunedì al venerdì e quelle che facciamo la domenica, quindi un supporto emotivo online, perché le coppie scoppiano, il single va fuori di testa, chi ha i bambini piccoli o grandi, comunque è molto impegnativo. Pillole di benessere sono un risveglio muscolare che facciamo la mattina presto, di mezz'ora, distribuiamo i quotidiani online a tutti, accesso a corsi gratuiti, cioè ci siamo attivati anche per cercare cos'era disponibile gratuitamente, poi abbiamo fatto dei webinar legati a proprio la gestione dello smart working a casa, e il weekend invece altre attività, yoga, meditazione, tra l'altro le ultime tre attività per e con i bimbi, pillole di dolcezza, che è un corso di cucina, e corso di fotografia, sono fatte da persone nostre che avevano quel tipo di passione, che l'hanno diciamo messa a disposizione di tutte le persone dell'azienda. Tornando ai tre punti, mercato interno, scusate, persone, le nostre persone, i clienti, sui clienti non aggiungo nulla, nel senso ci siamo presi molto cura, abbiamo fatto sentire la nostra presenza, e invece mi concentrerei sul terzo punto, che è l'esterno, la comunità, ovvero ci siamo chiesti cosa può fare un'agenzia di comunicazione in un contesto di crisi. Allora abbiamo messo in piedi una serie di iniziative che, devo premettere, non sono state studiate a tavolino dal management, ma sono arrivate dalle persone, perché quel contesto che raccontavo prima di trasparenza, collaborazione, condivisione, di flessibilità, poi in un momento di crisi ha generato tante idee da parte delle persone. La prima, che è avendo, come dicevo prima, un team innovation che monitora tante fonti, tra cui il Ministero dell'Innovazione, e il Ministero dell'Innovazione, quando è stata creata la prima zona rossa dei comuni di Codogno e vicinato, ha lanciato una call di solidarietà digitale per aiutare le aziende della zona rossa. Allora noi, d'accordo con Cisco, abbiamo detto: ma non possiamo dargli WebEx gratuito, così fanno tutti smart working. Cisco ci ha detto di sì, quindi abbiamo iniziato a offrire WebEx gratuito. Faccio questo esempio, poi scorro velocemente gli altri, perché questa cosa ci ha dato intanto molta visibilità sul mercato, perché siamo stati ringraziati dal Ministero dell'Innovazione insieme ad altre 11 aziende, le prime 12 che hanno aderito, ma le altre erano Amazon, Google, Microsoft, Fast, eccetera, e noi eravamo l'unica veramente PMI in quel contesto. Ma poi soprattutto tutte queste iniziative hanno avuto un impatto forte sulle nostre persone, quindi hanno sviluppato il senso di appartenenza, e tutti hanno condiviso anche queste iniziative, quasi più quando lanciamo una nuova campagna o vinciamo una gara. Tra l'altro abbiamo fatto per le prime settimane 300-350 nuove attivazioni al giorno, poi una parte di questi ha deciso di proseguire perché la gratuità aveva un periodo, e quindi poi è stato, diciamo, una cosa bella da fare e ha generato anche un po' di business. Un'altra cosa che abbiamo fatto, sempre il Ministero dell'Innovazione ha lanciato una call per il monitoraggio generale, in primis era orientata a monitorare, diciamo, i casi positivi, eccetera, eccetera, però era generica.
Noi abbiamo visto questo trend delle aziende che donavano tanto. Abbiamo detto, perché non creiamo una data application per mappare la generosità delle aziende? Quindi l'abbiamo creata sul nostro sito, l'abbiamo anche comunicata, siamo finiti sull'home page del Corriere della Sera, del Corriere.it, su Corriere Economia, siamo finiti in radio. Comunque anche questa è una cosa che abbiamo messo a disposizione della comunità, avendo le competenze, eccetera, creando uno strumento carino. Poi un'altra cosa che abbiamo fatto, mettere a disposizione i nostri servizi, le nostre competenze per le no profit, e abbiamo realizzato una campagna raccolta fondi per la Fondazione Rava, per UNICEF, per ActionAid, e poi abbiamo attivato una parte di knowledge sharing, quindi creando dei webinar su competenze verticali, e tra l'altro adesso abbiamo una nuova serie che si chiama Restart, che già guarda la ripartenza, dove la settimana scorsa abbiamo ospitato il CEO di Snam, Marco Alberà, e stamattina alle 9 Massimo Doris, che è il CEO di Banca Mediolanum. Settimana prossima ci sarà il CEO di Cisco. Quindi, ripeto, tutte cose in realtà che avevamo in pancia anche prima, che nel momento però dell'emergenza abbiamo messo a terra. Quindi questo è stata per noi la grande opportunità, perché non, ripeto, erano tutte cose nel cassetto, però che nella quotidianità, per un motivo o per l'altro, non avevamo ancora messo in pista. Quindi cosa dico? Che quando l'emergenza finirà, queste cose rimarranno in piedi, quindi continueremo a mantenere le iniziative che abbiamo fatto sulle persone, perché comunque ci aspettiamo anche una coda lunga dello smart working, non che si chiude l'emergenza, tornano tutti in ufficio e torna tutto come prima. Ci aspettiamo una coda lunga, chi abita lontano, tanto, ripeto, è un contesto dove si lavora per obiettivi, non per ore lavorate. E così come anche le iniziative verso la comunità continueremo a farle, e stiamo attivando di diventare una società benefit, che è una forma giuridica, quindi oggi siamo un SRL, diventeremo una SRL benefit, che è sempre una profit company, quindi siamo orientati al profitto, però restituiamo parte di questo profitto anche alla comunità. Non ti sento, Cristina. Io ho terminato, e quindi vi ringrazio ancora. Se ci sono domande, grazie. Sono disponibile a rispondere. Bene, grazie Paolo. In effetti, quando anche ne parlavamo insieme in occasione di questo, queste situazioni permettono anche di ripensare a come spingere con diverso o maggiore intensità cose e idee che uno aveva già in pancia. Ricordo a chi è a tutto il grande gruppo connesso a questo webinar di fare domande, curiosità. Stanno continuando ad arrivare comunque quelli che sono proprio idee, spunti di nuove opportunità, per cui anche se noi non vi vediamo, vediamo, quando si dice, i fatti, e sono tutti particolarmente attivi, per cui dietro la regia sta raccogliendo tutti gli spunti e stiamo cercando poi di restituirli a tutti quanti. Ora, per preparare a quello che è il nostro duetto di capitaneria, ho preparato per voi una storia sorpresa, cioè non l'ho scritta io ma l'ho recuperata, che così apre un po' di scenario. Si chiama La storia dell'elefante. C'era una volta un gruppo di persone che non avevano mai visto un elefante. Aderirono a una ricerca sperimentale per scoprire com'era fatto questo elefante. C'era un unico vincolo: dovevano essere bendate. Il primo, avvicinandosi alla bestiola, va a sbattere contro il suo fianco alquanto tosto. Dio mi benedica, ma l'elefante assomiglia di brutto a un muro. Il secondo, toccando una delle zanne, esclama stupito: ma qui c'è una roba rotonda, liscia e appuntita, l'elefante è simile a una lancia. Il terzo, prendendo a stento di mano la proboscide che si muove in continuazione: ma che dite, questo è un serpente. Il quarto, allungando curioso la mano e tastando il ginocchio: ma va, è abbastanza chiaro, è chiarissimo, questo è un albero.
Il quinto, capitato per caso a contatto con un orecchio, ma fatemi il piacere, questo stupendo elefante è praticamente un ventaglio. Il sesto, prendendo in mano la coda, non sentite che questa è una corda? Fatto sta che tutti convinti di aver ragione e aver percepito la vera realtà, sono ancora lì a discutere e come a far valere la propria realtà. Questa storiella, perché ve l'ho raccontata? Perché la grande capacità di raccogliere le opportunità non è cercare la realtà, bensì è unire i vari pezzettini, abbiamo visto prima, e magicamente a un certo punto le cose prendono un nuovo volto. E con questo invito a Roberto la parola, che poi sarà una danza insieme a Luca. Adesso apriamo la connessione. Scusa? Roberto, ti chiedo di cliccare il microfono. Vediamo. Ok. No. Va bene? Ok, no. Ci siamo. Buongiorno a tutti. E ringrazio Profexa per l'opportunità che ci ha dato e colgo l'occasione per presentare innanzitutto chi è Anytime Fitness, ovvero la società che ha fatto un po' la rivoluzione del fitness. Anytime Fitness innanzitutto nasce negli Stati Uniti nel 2002 dall'intuizione di Chuck e Dave, che sono stati i nostri fondatori, e hanno capito l'esigenza e lo spazio di offrire un innovativo concept di palestra di qualità, moderna, conveniente e sempre accessibile. La nostra palestra, come sapete, i nostri club sono aperti 24 ore al giorno, 7 su 7, 365 giorni all'anno, everywhere. Everywhere cosa vuol dire? Vuol dire che quando uno entra a far parte, un nostro socio entra a far parte della nostra famiglia, può andare tranquillamente in tutti i club nel mondo. Come nasce in Italia? In Italia nasce dalla volontà di tre imprenditori italo-australiani che hanno già una serie di club in Australia di fare imprenditoria in Italia, per cui si sono trasferiti nel 2016 in Italia e hanno iniziato questa bellissima avventura che stiamo portando avanti. I numeri di Anytime. Oggi Anytime è presente in 37 paesi del mondo, abbiamo quasi oltre 4.700 club aperti e una community di iscritti di quasi 5 milioni di persone. Per cui siamo una famiglia veramente globale. Direi che siamo la più grande community nel mondo del fitness. Abbiamo un tasso di crescita oggi che è di circa 3 nuovi club al giorno. Come siamo messi? Nel mondo siamo presenti, come dicevo, con 4.700 club. Abbiamo iniziato questo sviluppo anche in Europa e in Europa oggi siamo presenti con quasi 500 club. Abbiamo circa 200 in Inghilterra, 100 nel Benelux, una settantina in Spagna. Stiamo partendo con la Germania che quest'anno dovrebbe aprire 5 nuovi club e in Italia siamo presenti. Come siamo presenti e dove siamo presenti? Nel 2016 siamo partiti, ad oggi abbiamo 21 club aperti, c'è stata una piccola fase di rodaggio per cui si è partiti aprendo i primi 10 club, gli azionisti poi hanno deciso di soffermarsi e di fare una riflessione sul concept e sull'offerta che davamo, se era in linea con il mercato italiano. Fatta questa riflessione e fatta questa verifica, si è deciso di partire poiché con qualche piccolo aggiustamento il prodotto lo riteniamo vincente per il mercato italiano. Come vi dicevo, 21 club sono stati aperti, avevamo e abbiamo comunque un grosso piano di sviluppo perché la nostra volontà è quella di arrivare a 400 club nel giro di 6-7 anni con circa 30-35 aperture all'anno. Quest'anno ne avevamo già pianificato 25, purtroppo la crisi ahimè ci ha dimezzato, ci ha tagliato le gambe un po' come a tutti voi. Comunque arriveremo da qui a fine anno ad aprire almeno altri 10 club. Per cui diciamo, nonostante tutto questo periodo di crisi sicuramente
ci ha colpito, ma riteniamo che dopo questa crisi il nostro settore abbia una grossa opportunità di crescita. Perché? Perché state vedendo l'esigenza del wellness, del benessere, della pulizia è molto molto importante, dello star bene. Per cui diciamo sì, molto dispiaciuti di questa emergenza, però molto fiduciosi, anche se sarà una ripresa, come dicevate già voi, graduale, molto fiduciosi sulla ripresa. Come ci ha toccato la crisi? La crisi, siamo stati i primi a entrare nel baratro, per cui dal 24 di febbraio tutti i nostri club sono stati chiusi in Lombardia e ne avevamo 10, per cui dalla sera alla mattina ci siamo trovati senza nessun preavviso a dover chiudere tutti i club. Dal 7 di marzo tutte le palestre, tutti i club in Italia sono rimasti chiusi. L'impatto, come dicevo, è stato veramente pesante. Non tanto pesante dal punto di vista dei numeri e dello sviluppo, ma proprio pesante dal punto di vista del dover gestire una situazione dalla sera alla mattina. Come abbiamo risposto a questo punto all'emergenza? Adesso io vi darò qualche piccola risposta sul B2B, poi Luca sicuramente illustrerà tutto quello che abbiamo fatto come B2C. Beh, diciamo che essere strutturati e essere e far parte di una grossa, di un grosso brand, di un grosso gruppo ci ha sicuramente aiutato. Per cui quello che siamo stati capaci di trasmettere, che l'appartenenza a un gruppo come il nostro sicuramente ci ha facilitato. Perché? Perché ci siamo trovati in casa degli strumenti che fino ad oggi avevamo, ma che non utilizzavamo, come dicevate voi prima. Tante volte si hanno degli strumenti in casa che hanno un potenzialità 100, però forse venivano utilizzati al 10-20%. Ecco, questo è stato un po' il nostro caso. Noi abbiamo superato, tra virgolette, e aiutato moltissimo i nostri partner con uno strumento che noi chiamiamo Dashboard. Dashboard è una piattaforma interna che abbiamo per comunicare, e ne abbiamo di due tipi. Una per comunicare direttamente con l'imprenditore investitore, e su questa Dashboard è stata utilizzata per discutere degli argomenti che li toccano da vicino, per cui tutto ciò che è venuto fuori dal punto di vista economico, come affrontare la crisi, come chiedere il finanziamento, eccetera. E poi abbiamo l'altra dashboard che è dedicata al nostro personale, diciamo, più operativo, ai nostri collaboratori che gestiscono la palestra, che interagiscono con il cliente. Per cui la dashboard per noi è stato sicuramente uno strumento che, come vi dicevo prima, veniva utilizzato, ma che in questo momento è stato un po' la nostra salvezza. Cioè l'abbiamo veramente utilizzata e abbiamo capito tutta la potenzialità che ha questo strumento. L'altro strumento, questo per quanto riguarda il sistema, per cui dashboard rivolta agli imprenditori, dashboard rivolta ai nostri collaboratori. L'altro grosso strumento che ci ha permesso di a livello operativo di andare avanti è stata la piattaforma Member. Noi all'interno dei nostri punti vendita abbiamo questa piattaforma dove vengono registrati tutti i nostri clienti, ma comunque vengono monitorate tutte le attività che facciamo con loro, giorno per giorno, settimana in settimana. Qui anche con Member abbiamo avuto la fortuna di avere questa piattaforma e siamo stati in grado di rimanere in contatto continuo con i nostri clienti. Questo è stato veramente un grosso vantaggio, perché dalla sera alla mattina si sono trovati senza più poter accedere ai nostri punti vendita, e qui sono iniziate tutta una serie di richieste: cosa facciamo, cosa fate, ci rimborsate, non ci rimborsate. Per cui aver potuto gestire questa emergenza con Denver è stato veramente una cosa molto importante. Diciamo che poi la collaborazione, il rinforzo della collaborazione, questo è stato anche un altro aspetto che ci ha colpito in maniera molto positiva, ovvero che questo periodo ci ha fatto capire realmente, essendo una società giovane e pronti in partenza via, abbiamo avuto uno sviluppo e stiamo avendo uno sviluppo molto importante. Questo, diciamo, intervallo, questo stop momentaneo ci ha permesso di vedere un po' tutta l'organizzazione interna, ma soprattutto ci ha permesso di investire molto sulla formazione, sia formazione interna sia formazione esterna.
questo è stato un qualcosa che da qui ne veniamo fuori rinforzati in maniera veramente ottima. Brainstorming, innovazione. Questa crisi ci ha insegnato che, ragazzi, ascoltare, come dicevate voi, le persone è la cosa migliore. Avere il tempo di fare del brainstorming e di coinvolgere i propri collaboratori o i propri partner è una cosa molto molto importante. Anche questo ci ha portato, e adesso vedremo, a tutta una serie di nuove strategie. Per cui, cosa ci ha insegnato questa crisi in due parole per il futuro? Ma per il futuro ci ha sicuramente fatto capire che è vero che siamo una multinazionale, è vero che abbiamo un prodotto già studiato a tavolino e che ci viene venduto dagli americani, però alle volte la personalizzazione o l'ascoltare chi sta sul nostro mercato ci può portare dei consigli che abbiamo preso e che porteremo avanti, molto molto importanti. Cosa poi ci ha insegnato dal punto di vista relazionale? Noi avevamo un buon rapporto con i nostri partner, ogni anno organizzavamo una convention annuale, avevamo dei contatti pressoché periodici con loro, però pensavamo che fosse anche sufficiente questo tipo di contatto con loro, invece ci siamo resi conto che la crisi ci ha fatto capire che sì, miglioriamo il nostro flusso di comunicazione con loro e la loro integrazione, i nostri risultati possono essere sicuramente nettamente superiori. Ecco, questo è stato quello che la nostra piccola esperienza, per cui direi che, concludendo, ascoltare fa solo bene. E per noi è stato un momento di ascolto, soprattutto un ascolto che abbiamo dovuto dare ai nostri partner, ai nostri clienti, molto importante, e soprattutto ci ha fatto capire che anche come azienda grossa che siamo, abbiamo una responsabilità sociale che dobbiamo seguire, responsabilità sociale che va ai nostri clienti, ma soprattutto ai nostri collaboratori, che in un momento di crisi, penalizzati anche dal punto di vista del modello tranquillamente retributivo eccetera, stanno dando il massimo, se non il doppio di quello che davano fino a ieri. Questo è stato un po' quello che noi abbiamo appreso, e adesso lascio la parola a Luca che vi dirà un po' tutte le attività che abbiamo fatto come B2C. E ricordatevi sempre, la palestra fa bene, perché se non vi siete ancora iscritti, sul sito nostro vedete dove abbiamo i punti vendita aperti e in apertura. A presto! Ottimo, io ringrazio innanzitutto Roberto per l'introduzione, per la parola. Io quello che vorrei fare per introdurre il mio intervento è quello di prendere come spunto quello che è il nostro payoff, che vedete lì in basso sotto al logo di Anytime, magari non lo leggete poi così bene, però io, per rispondere alla domanda di come abbiamo reagito all'emergenza nei confronti della nostra community, quindi nei confronti di chi ci guardava dal mondo esterno, io risponderei rimanendo in continuo movimento. Quindi, oltre a tutti i supporti economici, operativi e di comunicazione messi in atto per il sostegno dei nostri franchisee anticipati già da Roberto, noi non ci siamo fermati neanche agli occhi del mondo esterno e di tutti i nostri iscritti. L'obiettivo principale che siamo prefissati, e lo leggete nella slide, è stato proprio quello di non lasciare mai sole le persone che fino ad oggi non hanno lasciato soli noi. Quindi quelli che sono stati al nostro fianco, starli vicino, assisterle e stimolarle in maniera costante, facendogli percepire la presenza da una parte di un brand forte e dall'altra ovviamente accrescendo il loro senso di appartenenza ad un gruppo importante come quello di Anytime Fitness. Per trasformare questo concetto in attività reali abbiamo sviluppato diverse iniziative. Colgo l'assist che accennava prima sia Roberto che anche Paolo, è quella che ci siamo trovati ad esempio a riattivare dei progetti che noi abbiamo definito dormienti, quindi provate a pensare alle migliaia di idee che nella quotidianità vengono lanciate magari sul tavolo come un immenso mood board, dove vengono fuori idee che sono anche positive, però
per un motivo o per un altro vengono accantonate, un po' per la fretta appunto della quotidianità o per i mille progetti che vengono proposti. Ecco, sono proprio questi che a noi sono tornati utili nella gestione di questo momento. Ad esempio abbiamo pensato di coinvolgere dei professionisti del settore perché potessero intervenire e condividere la loro testimonianza con i membri della nostra community, permettendo proprio a loro di interagire tra loro, cioè di condividere valori, interessi, passioni, anche se distanti, quindi anche se non per forza raggruppati. Infatti abbiamo voluto dar modo ad ognuno di poterlo fare comodamente da casa propria. Quindi, come riportiamo qui, siamo usciti dai confini delle palestre, insomma abbiamo provato ad avvicinarci ancora di più a quelle che ci piace chiamare le nostre persone, che non sono solo le persone, i dipendenti o gli affiliati, ma sono anche quelli che ogni giorno vengono nelle nostre palestre. Come diceva Roberto, siamo stati guidati sempre da un'attenta osservazione, ascolto dei desideri e soprattutto dei bisogni della nostra community. Questo perché? Proprio perché da una parte stiamo creando contenuti di valore per chi in questo momento è in estrema necessità, quindi pendono dalle nostre labbra oggi più che mai, e allo stesso modo invece stiamo preparando il campo per quelle che saranno appunto le opportunità e le sfide future con le quali noi per forza saremo costretti a confrontarci. Quindi stiamo sfruttando questo periodo anche per arrivare più preparati che mai a quel attesissimo momento che tutti quanti stiamo aspettando della ripartenza. In quest'ottica abbiamo lavorato per generare delle nuove sinergie che si trasformeranno presto, speriamo, in risorse imprescindibili per la gestione del nostro business. Siamo riusciti infatti a sviluppare, nonostante non fosse facile farlo in una gestione di un'emergenza e con i tempi e la poca pianificazione che siamo stati costretti ad attuare, nuovi contenuti che diventeranno però poi il nostro trampolino di lancio per farci uscire al meglio durante questa fase di transizione, insomma la famosa fase 2 che attendiamo tutti quanti. Tutti questi punti rappresentano sicuramente appunto, come leggiamo, dei trend da continuare e che ad oggi sono stati messi in campo per gestire un momento di crisi, ma avranno un risvolto fondamentale in ottica di insomma opportunità emergenti. Per ricollegarci al discorso iniziale, alcuni esempi di attività sulle quali siamo concentrati sono il fatto di aver mantenuto un piano editoriale per tutti i nostri profili corporate che proponesse dei contenuti allineati ovviamente al momento storico, quindi sia nella quantità dei messaggi che nella qualità dei messaggi, che fossero in linea con le nuove abitudini della collettività e ovviamente strutturati in base alle necessità anche operative dettate dall'emergenza. Quindi avevamo necessità di comunicare molto e comunicare sia cose diciamo più soft che informazioni operative che era necessario che i nostri iscritti e la nostra community venisse a scoprire da noi. Al fine di proteggere il brand e tutelare il sistema insomma nella sua totalità, abbiamo intensificato anche la moderazione dei commenti e dei messaggi. Come immaginerete siamo stati sommersi in questi giorni, come è giusto e come ci aspettavamo, stiamo cercando di fornire risposte tempestive ad ogni tipo di commento, siano essi pubblici o siano essi insomma in forma privata. Come anticipavo prima, però quello che molti iscritti si aspettano da noi è qualcosa che va oltre il fitness, quindi noi oggi più che mai stiamo cercando di ascoltarli e di assecondarli. Abbiamo appunto cercato di sfruttare argomenti e aspetti inerenti al benessere psicofisico della persona, tasto molto importante in questo periodo particolarmente. Ad esempio abbiamo proposto queste challenge dove la community, quindi queste sfide dove la community è stata coinvolta in iniziative all'interno delle proprie cucine. Sostanzialmente cosa abbiamo fatto? Piuttosto che parlare di noi, in questo momento più che in altri abbiamo parlato molto di più di loro e con loro, quindi questa credo sia stata un'importante chiave di svolta della nostra strategia di comunicazione che ci ha portato dei risultati ottimi. Siamo passati infine dal
nostro amato ultimamente smart working al loro smart workout, come lo definiamo oggi. Come l'abbiamo fatto? Attraverso una serie di lezioni live condotte dai nostri personal di Anytime Fitness, che permettono ogni giorno centinaia di iscritti e non delle nostre palestre di partecipare in diretta ed in completa autonomia a delle masterclass, utilizzando un metodo, una piattaforma molto, diciamo, intuitiva e semplice. Per darvi un numero, più di 6.000 persone sono riuscite a tenersi appunto in continuo movimento e a mantenersi in forma grazie a questa nostra iniziativa, e questi sono numeri che nelle ultime 3 settimane ci rendono, insomma, parecchio orgogliosi. Oltre a questo, abbiamo anche l'app mobile di Anytime, che è Anytime Workout, che ha migliaia di training differenti da poter svolgere in qualsiasi momento, quindi senza nessun vincolo di tempo, di orario, quindi non dobbiamo essere presenti in diretta, ma possiamo svolgere il nostro allenamento quando meglio crediamo. Dopo avervi raccontato, diciamo, tutte queste opportunità che abbiamo cercato nel bene e nel male di cogliere e di mettere a disposizione, mi piacerebbe chiudere e salutarvi condividendo lo stesso approccio che abbiamo voluto mantenere un po' durante tutti questi lunghi giorni di meeting online, di call, e chi più ne ha più ne mette, insomma. Quindi vorrei chiudere con un approccio che abbiamo definito ottimistico e positivo. Sono un po' strano, però è quello che ci deve motivare, insomma. Questo è il mood trainante che sta guidando e continuerà a guidare le nostre strategie, le nostre giornate. Lo leggete qui sotto, cioè dare certezze, prendersi carico dei problemi del sistema, perché questa è una grande responsabilità che noi ci sentiamo in prima linea nel doverla affrontare, supportare e assicurare chi ne fa parte di questo network. Quindi queste non sono per noi solamente parole, diciamo, sono delle vere e proprie prese di coscienza e di responsabilità, appunto, come dicevo, che chi gestisce un network come quello di Anytime Fitness non può dimenticare oggi più che mai, insomma. Siamo consapevoli che il cammino sarà abbastanza lungo e ci metterà nuovamente a dura prova, ma siamo altrettanto certi che si attiverà, come già anticipato, un processo di continuità che ci permetterà appunto di riprendere queste attività che abbiamo lanciato in questo periodo e che le trasformerà in alternative, in, diciamo, nuovi orizzonti e nuove opportunità che ci aiuteranno a convivere con le costrizioni e le restrizioni che dovremo per forza gestire, sia a livello di operatività che di comunicazione. Quindi dalle difficoltà nascono nuove opportunità, o meglio dire, emergono nuove opportunità. Dovremo abituarci sicuramente a un modo differente di vivere, ma un modo di vivere diversamente quella che per noi era la normalità, quindi sia professionalmente che, credo, umanamente. Insomma, l'importante è essere convinti del fatto di averlo definito nuovo, ecco, non peggiore, non per forza peggiore di quello a cui eravamo abituati. Con questo input, invocando nuovamente a gran voce l'hashtag "noi ci siamo", vi ringrazio molto per l'attenzione e ripasso la parola a Cristina. Bene. Grazie mille Roberto e Luca di Anytime Fitness, e ora proprio in chiusura abbiamo due ultime opportunità appunto di darci. Qua il team Profex, l'equipe è stata velocissima a raccogliere tutte le simulazioni di nuove opportunità che vorrei leggere, e sull'onda anche noi qui in diretta di questa ulteriore stimolazione, vi dico, riassumo, quindi chiedo a ciascuno di voi poi di fare una chiusura su una domanda poi che arriva come la più frequente. Quindi se noi, poi salutando le persone da casa, chiedo a ciascuno di voi di rispondere a questi due stimoli. Ci date un'azione o un comportamento? Cosa ci suggerite, appunto, un'azione, un comportamento da fare o a livello personale o a livello organizzativo, cioè uno che suggerite perché avete visto che funziona?
Quindi questo intanto così la pensate, tutti e quattro vi chiederò proprio in chiusura il vostro contributo, quindi un'azione o un comportamento da suggerire alla singola persona o comportamento organizzativo. Intanto proprio perché questo è stato di fatto un gruppo di lavoro, ho proprio piacere di, ringraziando tutti quelli che si sono iscritti a questo webinar, di leggere proprio in diretta i loro contributi, perché appunto il futuro si fa proprio grazie a questa grande comunità che non molla dal volersi dare opportunità e disegnarsi il suo futuro. Allora, qui come categoria centrale ci sono queste parole, azienda e lavoro, le sto leggendo in diretta come voi, e azienda, quindi rapporto, cosa cambia nelle organizzazioni nel lavoro, sugli aspetti, rapporti tra aziende tra di loro, ancora di nuovo cosa cambia nell'organizzazione, sulle persone e sulle politiche di sviluppo del personale, cioè quindi degli interrogativi. Vediamo un po' cosa è uscito. Allora, anche io faccio uno sforzo di visualizzazione, adesso vediamo se ho ancora 10 decimi. Allora, sul fronte dell'organizzazione, nuove opportunità lavorative. Selezioni. Ci saranno nuovi modi con cui le persone e le aziende si incontreranno e si cercheranno. Nuove organizzazioni, nuovi criteri per creare gruppi di lavoratori, bilanciamenti delle organizzazioni non solo per competenze, bensì per valori e progettualità comuni. Nuove modalità di incontrarsi e di non basta solo la competenza. Sul fronte delle persone, autoresponsabilità, maggiore spinta alla crescita e al miglioramento, maggiore gestione del tempo, quindi queste sono sempre le stimolazioni sulle opportunità emergenti, maggiore autoconsapevolezza di chi sono, consapevolezza sulle paure, sulle risorse, più capacità individuale di progettare il proprio futuro. Aziende, cosa aziende? Che opportunità ci sono? Condivisione di tecnologie, reali possibilità di cooperazioni e non come in passato cooperazioni tra virgolette scritto. Riconversioni veloci. E qua riportano i casi di riconversioni tipo Armani, Camici, Decathlon, maschere e sub, quindi possibilità. Corporate social responsibility, maggiore legame aziende, territorio, persone, comunità. Ultima stimolazione sul canale, cosa cambia opportunità sulle politiche di sviluppo del personale. Figure HR più competenti sulle persone, allenare al cambiamento, più allenamento al cambiamento, più allenamento sulla creatività, più figure HR a fianco degli ingegneri delle organizzazioni, politiche permanenti di sviluppo e di crescita, aumentata consapevolezza dell'importanza della crescita delle persone. L'importanza delle persone nei cambiamenti. Oh, con queste stimolazioni in diretta, quindi tutti i scenari, allora chiedo a ciascuno di voi, nel chiudere in bellezza, un comportamento personale o organizzativo che suggerireste. Con alzata di mano chi si candida? Fabrizio. Andiamo, no, guarda, velocemente potrei parlare anche molto, ma dico solo, secondo me è il momento di dare l'esempio ed essere coerenti in azienda. Ok, grazie. Paolo. La collaborazione, perché è un contesto dove si vince tutti o si perde tutti, quindi a tutti i livelli. Concordo che in primis il management deve dare l'esempio, ma poi a tutti i livelli questo esempio deve essere
trasferito e condiviso e praticato, perché oggi le polemiche non aiutano a superare la crisi, ecco. Grazie. Roberto? Sì, io direi che il cambiamento, quello che abbiamo imparato, il cambiamento è fuori dalla porta di casa, questo la crisi ce l'ha insegnato. Quello che facciamo oggi sarà un qualcosa di successo, ma però è già superato. Noi abbiamo visto il nostro piccolo, avevamo una politica di prodotti e di servizi che pensavamo di essere all'avanguardia con i nostri clienti, invece abbiamo capito che sì, sono all'avanguardia, ma sono già superati. Terzo punto, l'esperienza ci ha insegnato che comunque abbiamo una responsabilità sociale non solo nei confronti dei nostri collaboratori, ma soprattutto anche nei confronti dei nostri utenti, che si aspettano sempre di più. E noi facciamo fitness, ma ci siamo resi conto che per loro fitness è un qualcosa che dobbiamo dare, ma si aspettano molto di più. E tutte le azioni che abbiamo messo in campo in questi giorni, in queste settimane, ce lo hanno confermato. E questo ci sta già facendo pensare a come dover affrontare il futuro. Grazie Roberto. Quindi una visione che consiglieresti? Io consiglierei, lo riassumerei in due parole, agire e reagire in maniera proattiva senza paura, quindi non rimanere fermi, perché come dicevamo prima, quello che stiamo facendo oggi per gestire un momento di crisi non rappresenta solamente il presente, ma rappresenta anche il nostro futuro. Quindi se vogliamo un successo nel futuro, ad oggi non possiamo permetterci di rimanere fermi, nonostante le difficoltà. Bene, allora in chiusura vi voglio far vedere una fotografia. L'altro giorno in giardino vedo una cosa e secondo me è simbolica. Vedo una penna che si muove ed è trascinata da una formica. Allora l'augurio che vorrei fare a tutti è la forza della formica che vuole volare sia con noi, proprio a testimonianza che il futuro va progettato, le opportunità sono appunto se poi vuoi costruirle. Con questa immagine voglio ringraziare tutti voi, tutti coloro che sono stati collegati fino all'ultimo secondo, più di 200 persone fino all'ultimo secondo, quindi eravamo proprio in tanti, questo lo dico anche perché i miei compagni di viaggio i numeri sotto non li vedevano. Ringrazio tutti coloro che appunto sono stati, hanno lavorato, operato perché questo momento fosse un momento con degli stimoli, delle opportunità. Ringrazio tutte le equipe Profezza, tutti veramente coloro che hanno nel taccuino delle opportunità dato i loro contributi. E con questo anche un augurio di buona Pasqua, visto che ci apprestiamo a vivere questo momento in questa modalità bizzarra. Iniziamo proprio, come dicevi tu Luca, a richiamarle diversamente le cose. Detto questo, un saluto a tutti, grazie e arrivederci presto. Saluti a tutti, arrivederci.